Il caldo anomalo sulla costa è causa di grande preoccupazione nel mondo scientifico. Aria ed acqua a temperature elevatissime possono infatti dare origine a fenomeni atmosferici incontenibili. Detto ciò, tra la società civile al momento si rilevano considerazioni molto diverse tra loro. Se da una parte molti sono felici di poter tenere i termosifoni spenti. Io spero che il tempo mantenga così, così se il tempo mantiene così i riscaldamenti non vengono accesi e non si consuma. Dall'altra gli agricoltori ammettono. Non ci dobbiamo meravigliare se sugli scaffali dei supermercati il prezzo della frutta e della verdura aumenta, perché le caratteristiche temporali meteorologiche influiscono in modo determinante sulla produzione e sui costi conseguenti. Completano il quadro gli esercenti, che felicemente dicono. Per le nostre attività ovviamente è una manna dal cielo, proprio perché ovviamente ci consente di allungare un po' la stagione. Il fatturato è buono, hanno funzionato bene tutte le cose a tutti i livelli e spero che insomma continui così con questo trend, che negli anni prossimi le estati siano belle, calde e siccitose come questa qui, e poi però quando è il momento giusto, al momento opportuno, comincia anche a piovere e faccia freddo.